tra crisi di governo e amministrative valenti, il rapporto coi 5 Stelle è più complicato. Caos al pronto soccorso, botta e risposta tra Barretta e De Mossi. Palio parlano Cianchino e 13, Bruschelli merita di essere a cavallo, è una garanzia. Per lo sport il calcio a CR Siena, il giovane Giuseppe Leone sono nel posto giusto per realizzare i miei sogni. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91. Apriamo parlando di politica. La caduta del governo compromette i piani del centro-sinistra in vista delle amministrative a Siena. Difficile che PD e 5 Stelle possano andare a braccetto, come annunciato solo pochi giorni fa. A ribadirlo il segretario Dem nell'intervista di Cristian Lamorte. Nella mattinata del 14 luglio le forze di centrosinistra a Siena annunciano ufficialmente il percorso di un campo largo progressista in vista delle elezioni amministrative 2023. La sera dello stesso giorno il premier Draghi sale al Colle e annuncia l'intenzione di dimettersi. Strano scherzo del destino legato ad una data passata alla storia per la presa della Bastiglia e oltre due secoli dopo non sarà una nuova rivoluzione francese ma certamente una rivoluzione dei piani e delle alleanze in vista di due campagne elettorali che si preannunciano infuocate. È evidente che in qualche modo il campo largo che era stato ventilato quantomeno ha subito uno stop. Poi io credo che i livelli sono diversi, un livello nazionale, un livello locale, dove spesso insomma gli accordi si fanno tra persone più che tra sigle. Buona sostanza è una frattura con i 5 Stelle anche per quanto riguarda le amministrative, possiamo dirlo? Allora, sicuramente il rapporto con i 5 Stelle si è reso più complicato, questo è evidente, insomma. Il rischio quanto mai reale è che le campagne elettorali, quella per le politiche del 25 settembre e quelle per le amministrative del prossimo anno, si sovrappongano o possano viaggiare su binari paralleli. Io non lo vedo nemmeno come uno svantaggio, ripeto, io vorrei che non ci fosse stata la campagna elettorale, però mettere insieme queste due iniziative può dare ai cittadini una proposta in qualche modo integrata di un futuro che sia quello di Siena che quello collettivo. Sullo sfondo rimane aperta l'ipotesi primarie, ma non a tutti i costi. Dico, non sono né per la linea primaria o morte né per escluderle a priori. E sono uno strumento da valutare, però tutto si valuta in base alla contingenza del momento, ai nomi in pista e alle legittime aspirazioni di persone. Poi, ripeto, va bene anche sostenere le primarie perché non sono avulse da quella che è la nostra storia di partito. Cambiamo argomento, continua a tenere banco la polemica riguardante il caos al pronto soccorso. Una situazione insostenibile, afferma il sindacato degli infermieri, una denuncia a cui è seguito un colorito botta e risposta a distanza tra De Mossi e Barretta. Cristian Lamorte. Sono mesi e mesi che noi ci troviamo in una situazione di superafflusso in pronto soccorso. Ci troviamo con pazienti che in attesa attendono qui in pronto soccorso, stazionano in pronto soccorso per 4 giorni, 5 giorni in attesa di un posto letto. Dura la denuncia del NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche, sul numero inadeguato di posti letto al pronto soccorso dell'ospedale di Siena. Una situazione che sarebbe sfuggita di mano negli ultimi giorni, generando lunghe code di ambulanze e soprattutto pazienti costretti a ore e ore di attesa prima di essere presi in carico dai sanitari. La foto che è venuta fuori ieri con 10 ambulanze ferme, con pazienti che purtroppo li trovavano all'interno, con una condizione climatica così grave per le patologie che poi hanno questi pazienti, erano tutti quanti ambulanze con solo soccorritori, non c'erano dei sanitari, e questo qui ci fa anche capire in realtà che questi pazienti non è che necessitavano per forza di un ingresso in pronto soccorso, ma anche di una gestione territoriale più appropriata alle loro esigenze. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi, che non ha usato mezze misure, definendo inaccettabile la situazione generatasi al pronto soccorso. I cittadini senesi pretendono e meritano una sanità capace di rispondere alle loro necessità, ha aggiunto De Mossi. Il messaggio a Regione e azienda ospedaliera universitaria senese è chiarissimo: prendete in mano la situazione e affrontatela. Il comune farà la sua parte, ma la direzione deve venire dai soggetti che per legge hanno la
responsabilità della sanità locale. Non si è fatta attendere la risposta a distanza del direttore generale delle Scotte al primo cittadino senese. In merito alle dichiarazioni del sindaco di Siena, che nei giorni scorsi ho più volte cercato invano per aggiornarlo della situazione, ha spiegato in una nota Antonio Barretta, auspico che la comunicazione fra le nostre istituzioni si riattivi presto, poiché alcune criticità potrebbero essere superate anche grazie al suo sostegno. L'azienda ha fatto e continuerà a fare la sua parte, ma ha bisogno anche del sostegno del Comune di Siena. La scomparsa di persone purtroppo è un fenomeno ricorrente. A dirlo ai nostri microfoni il prefetto di Siena Maria Forte, a pochi giorni dal ritrovamento della turista tedesca. Sentiamo. Gli attimi di paura, la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine e poi, se tutto va bene, il ritrovamento. Le sparizioni di persone sono vicende delicate e nel weekend appena passato anche la città di Siena è diventata improvvisamente un labirinto dove rintracciare una giovane ragazza sparita. La storia di Jasmine, questo è il nome della minorenne tedesca ritrovata a Siena 20 ore dopo la sua fuga dalla famiglia, ha ricordato a tutta la popolazione l'importanza di avere un sistema rodato per il rintracciamento delle persone scomparse. I cittadini hanno aiutato con il passaparola e qualche volontario anche sul campo. Il resto è stato opera del sistema coordinato dalla prefettura. Il fenomeno delle scomparsa delle persone o dell'allontanamento dei luoghi di residenza è purtroppo un fenomeno molto ricorrente, tant'è che noi ne trattiamo, diciamo, casi anche a settimana. Adesso ieri c'è stato, insomma, un interessamento proprio perché erano anche di origine straniera e quindi c'era anche una difficoltà per la lingua, però ecco, purtroppo è un fenomeno allarmante e molto ricorrente. E esiste già una legge dal 2012, queste normative e le vigenti disposizioni prevedono che ci sia l'attivazione di un piano ben calibrato su quella che è la situazione morfologica del territorio, e in relazione appunto alle caratteristiche dell'allontanamento poi si attivano le varie forze in campo, che sono inizialmente le forze di polizia, poi se non è invece urbanizzato ci sarà il coinvolgimento immediato dei vigili del fuoco, se si tratta in montagna il coinvolgimento del soccorso alpino, e via via c'è l'attivazione a livello di risorse umane anche dei volontari di protezione civile e comunque di ogni tipo di intervento umano. Poi ci sono gli interventi specialistici con il drone, sia con l'elicottero, sia con i cani molecolari. La storia di Jasmine fortunatamente ha avuto un lieto fine e la giovane ha potuto riabbracciare la sua famiglia il pomeriggio di domenica 24 luglio. L'intervento delle forze dell'ordine, degli esperti e dei volontari anche questa volta ha fatto la differenza. Un colpo di fulmine, quello che Elon Musk avrebbe provato per il castello di Bibbiano, frazione di Buonconvento. Il magnate sembrerebbe pronto a rilevare il complesso. L'indiscrezione è arrivata dal Times, ma arrivano le prime smentite. Simona Sassetti. Un amore a prima vista, quello che Elon Musk avrebbe provato per il castello di Bibbiano. A svelare l'infatuazione è stato il Times, lanciando pochi giorni fa l'indiscrezione che il patron di Tesla sarebbe pronto ad acquistare il complesso. L'uomo più ricco del mondo avrebbe colto la bellezza del borgo situato nei dintorni di Buonconvento e di uno dei suoi castelli durante il soggiorno a Castiglione del Bosco. Il resort di lusso, acquistato nel 2003 da Massimo e Chiara Ferragamo, è stato tra l'altro giudicato il migliore al mondo da una rivista americana dedicata ai viaggi. Il matrimonio però fra Musk e Bibbiano non saprebbe da fare, l'amore a prima vista sarebbe rimasto tale e ad oggi l'indiscrezione non avrebbe trovato nessuna conferma, anzi alcune smentite. Non sarebbe però la prima volta che delle celebrità che scoprono la Toscana poi se ne innamorano, proprio come il magnate Musk che sta acquistando case e castelli in tutta Italia. Non c'è bisogno di spiegare, si legge sul Times, come mai qualcuno con moltissimi soldi voglia passare molto del suo tempo in Italia, si legge, ma forse si tratta di qualcosa di più, una legge emanata dopo il referendum della Brexit. Sembra che i ricchissimi possano adesso pagare una flat tax di 100.000 euro all'anno e ottenere un passaporto europeo, residenza italiana e nessuna domanda sul loro guadagno totale. Parliamo di palio, ci si avvicina appunto al palio di agosto, ci sono le prime ipotesi di monte. Il nome di Trecciolino circola molto negli ambienti e lo confermano due ex fantini di piazza. Sentiamoli nell'intervista di Viola Carignani. Ma non mi pronuncio più perché io mi ero raccomandato di far debuttare due fantini.
e avere cavalli di esperienza, invece hanno fatto debuttare 8 cavalli, è un fantino nuovo. Non si capacita, Salvatore Ladu detto Cianchino per le scelte del Palio di Luglio. Dall'alto della sua lunga esperienza fatta di vittorie e di sconfitte aveva dato alcuni consigli che evidentemente non sono stati ascoltati. Ma su una cosa si sente di dire la sua. Trecciolino ad agosto dovrebbe essere a cavallo, non fosse altro per la sua esperienza. Obiettivamente spero di sì, perché è uno che sì, il Palio lo insegna. Io spero di sì, non sono, a me non mi batte nessun record, non sono io. Io sono una persona molto obiettiva nel dialogo. A me uno se non mi parla, non ci parliamo. Non è detto che non riconosco i suoi valori. A luglio mi sono pentito e non c'era, era meglio che ci fosse, perché quello che è successo con lui non è mai successo, eppure ha gestito il Palio per 15 anni e queste cazzate non le ha mai fatte. Della stessa idea è anche Francesco Ticci, detto 13. Io fossi stato un dirigente, non è che è una mia ambizione, ma se fossi stato un dirigente il 3 di luglio, la mattina alle 6, sarei andato da Luigi Buschelli, detto Tricciolino, a dirgli: te monti 9 cavalli con me, forse anche 10, ma non per screditare le prestazioni dei fantini, ma perché è emerso evidentemente una cosa, che il fantino comunque d'esperienza come Gigi, con le mosse si potrebbero riverificare nel Palio d'agosto dopo 2 anni di pandemia e tutto, è una garanzia per la regia della mossa, è una garanzia per le tempistiche della mossa, per me. L'ho visto galoppare l'altra mattina all'ippodromo, è in forma al top, grande esperienza, grande cosa. E poi Gigi ha dimostrato anche di poter fare alla grande un palio contro l'avversaria, senza fare tante sceneggiate, efficace, l'ho visto a Fucecchio. Voltiamo pagina, buone notizie per i dipendenti di Paycare. Questa mattina in regione è stato siglato un accordo che prevede l'uscita esclusivamente volontaria fino al 2023. Ma anche la valorizzazione del sito senese. Filippo Meiattini. I dipendenti di Paycare iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Questa mattina è stato sottoscritto in regione l'accordo per favorire le uscite dei lavoratori esclusivamente su base volontaria fino al 30 novembre 2023. Il motivo è quello di allineare i livelli occupazionali del sito di Monteriggioni alle mutate esigenze della società, che dopo la perdita di 2 importanti commesse si sta occupando del servizio di assistenza per le prenotazioni vaccinali. I 41 lavoratori coinvolti, diventati 39 da un mese a questa parte per la scelta di 2 dipendenti di cambiare azienda, a marzo di quest'anno avevano sottoscritto il contratto di solidarietà, che è ancora attivo. Grazie all'intesa siglata questa mattina, però, Regione, sindacati e RSU aziendali condivideranno un percorso funzionale al consolidamento dell'azienda e per il rilancio delle attività del sito senese di Paycare. Inoltre, le uscite volontarie saranno accompagnate da strumenti virtuosi per favorire il passaggio ad un altro occupazione. Elezioni politiche, come cambiano i collegi toscani dopo il taglio dei parlamentari? Sentiamo i dettagli nel servizio di Simone Giani. A 2 mesi di distanza dalle elezioni anticipate del 25 settembre è già iniziata la corsa verso il voto. Il quadro è incerto sia dal punto di vista politico, perché ancora non si conoscono bene le coalizioni che saranno in campo, sia perché con la riforma del taglio dei parlamentari, con i deputati che scendono da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, cambiano anche alcune dinamiche legate ai territori e ai loro rappresentanti. La Toscana esprimerà nella prossima legislatura 24 deputati, di cui 15 da collegi plurinominali e 9 da uninominali, oltre a 12 senatori, di cui 4 da collegi uninominali e 8 da collegi plurinominali. La regione in sostanza perde 20 eletti, ossia il 36% dei rappresentanti. Da rilevare la diminuzione della quota maggioritaria, ossia quella di quei collegi in cui si vince o si perde, che passerà da 14 a 9 per la Camera e da 7 a 4 al Senato. La divisione parlamentare inciderà anche sul ruolo dei territori, con le nuove soglie, 300.000 abitanti all'interno delle aree provinciali, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Grosseto e Prato perderanno la possibilità di avere un proprio seggio uninominale per la Camera. A conservarlo invece saranno Arezzo, Livorno, Lucca e Pisa, mentre Firenze ne avrà 2. Per quanto riguarda i collegi plurinominali, che eleggono 5 rappresentanti ciascuno, gli accorpamenti interprovinciali sono massimizzati. Nel primo rientrano Massa, Versilia, Lucca, Prato e Pistoia, nel secondo Siena, Grosseto, Arezzo e Livorno, nel terzo la città metropolitana, la provincia di Firenze e di Pisa. Apriamo la pagina sportiva, il calcio, il Siena prosegue il ritiro a Orvieto
e uno dei nuovi arrivati, il giovane centrocampista Giuseppe Leone, ha parlato pubblicamente per la prima volta da quando è un giocatore del Siena. Sentiamo Filippo Meiattini. Giovani talenti crescono in casa CR Siena. Potrebbe essere il caso di Giuseppe Leone, il centrocampista classe 2001, è arrivato a titolo definitivo dalla Juventus, con cui ha collezionato 60 partite in Serie C nella squadra Under 23. Quella di Siena è la sua prima esperienza lontano da Torino. Allora, il mio ruolo è il mediano davanti alla difesa, ma posso fare benissimo anche l'interno, mezzala, sia di destra che di sinistra. Sicuramente è una preparazione dura, tosta, come ogni ritiro, e stiamo lavorando molto sia con la palla che senza, e quindi niente, una preparazione molto tosta, molto fisica. Il caldo di certo non aiuta, però andiamo avanti così. Appena arrivato mi sono subito sentito parte del gruppo, mi hanno integrato alla grande, mi hanno fatto sentire subito partecipe, quindi stiamo cercando giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, di diventare squadra, che è fondamentale. Restiamo ancora in casa ACR Siena, perché dal ritiro ha parlato anche l'esterno bianconero Francesco Di Santo. Filippo Meiattini. Uno su cui l'ACR Siena vuole puntare. Potrebbe essere questa, in breve, la descrizione di Francesco Di Santo, l'unico calciatore al quale è stato rinnovato il contratto tra quelli che avevano la scadenza fissata per lo scorso 30 giugno. L'accordo con l'esterno bianconero adesso è pluriennale e lui, dopo l'ottimo campionato della scorsa stagione, è già pronto a rimettersi in gioco. Devo sicuramente ringraziare i tifosi e ringraziare la società. Per me insomma, è un riconoscimento importante e sono sicuro che darò qualcosa in più. Nonostante l'anno scorso personalmente può essere stata una buona stagione, però non, per come sono fatto di carattere so che c'è sempre da dare qualcosa in più e quindi sono pronto a fare questo per, come dicevo prima, per la società, per la squadra, per i tifosi e cercare di fare sempre meglio. Nuova proprietà, nuovo nome, nuovi dirigenti. È stata un'estate di cambiamenti per la Robur, ma il punto di partenza è sempre il solito, il gruppo. Partiamo già da una buona base, perché comunque siamo rimasti in parecchi dall'anno scorso e stiamo cercando fin da subito di creare un gruppo solido per fare un campionato importante. L'obiettivo principale penso sia quello di creare un gruppo che si possa togliere delle soddisfazioni, un gruppo coeso, compatto, e fatto dai ragazzi giovani. E per questo insomma, ci stiamo allenando duramente nonostante il caldo intenso. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e poi alla nostra consueta programmazione. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.